Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Continua oggi il nostro viaggio all'interno della formazione professionale riservata agli adulti. Oggi andiamo ad analizzare un corso organizzato dall'ente di formazione Irigem nella sua sede di Rosà e precisamente andiamo a vedere il corso per operatore amministrativo segretariale. Si chiama Strategia Europa 2020 ed è il piano decennale redatto dall'Unione Europea per la crescita e l'occupazione. Un piano in 5 obiettivi da raggiungere in altrettanti ambiti, tra i quali quello dell'istruzione, settore ritenuto chiave per la crescita e l'occupazione di ogni singolo individuo. Obiettivi che nel nostro paese non sono ancora stati raggiunti a pieno, nonostante nell'ultimo anno si siano registrati comunque l'aumento dell'occupazione e il calo del tasso di disoccupazione, come non accadeva da lontano 2008. I dati lo dimostrano. Più elevato è il titolo di studio e maggiori sono le probabilità di trovare un impiego. Maggiori sono le capacità di adeguarsi alle esigenze di un mondo del lavoro in continua trasformazione. Maggiori saranno le opportunità di successo. Il mercato del lavoro richiede sempre maggiore flessibilità e competenze che ci permettano di distinguerci da quello che era una volta un semplice magari lavoro manuale piuttosto che impiegatizio ma statico. Oggi il lavoratore deve capire che è in una dinamica di mercato del lavoro che è in continua e veloce evoluzione. Quindi i lavoratori di oggi, in qualsiasi campo, che sia l'amministrazione del personale, segretariato, l'operatore, deve sapersi distinguere dagli altri. Questo può farlo solo continuando a formarsi. È necessario continuare a formarsi, a fare una formazione anche specifica nel settore in cui si vuole lavorare, si intende operare, per essere almeno al passo con i tempi. La formazione è proprio in questo ambito che ha scelto di puntare la Regione Veneto, promuovendo da anni la progettazione di un sistema di formazione a qualifica per gli adulti che offra l'opportunità a persone prive di una qualifica professionale o di un diploma o a persone già in possesso di un titolo di studio ma la cui spendibilità risulti indebolita dal cambiamento nelle condizioni del mercato del lavoro, di frequentare percorsi formativi che consentano il conseguimento di una nuova qualifica professionale. È il caso del corso per operatore amministrativo segretariale organizzato dall'ente di formazione Irigem nella sua sede di Rosà. L'operatore amministrativo segretariale è una figura che a livello esecutivo interviene nel processo di amministrazione aziendale e gestione del personale. La qualificazione nell'applicazione e nell'utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. Nello specifico, chi frequenta il corso della durata di 800 ore organizzato dall'ente di formazione Irigem avrà l'opportunità di trattare argomenti come la pianificazione dei processi e dei cicli di lavoro, la gestione economica del reddito, l'emissione e la registrazione di documenti. E ancora, affronterà gli elementi di bilancio, le tipologie contrattuali e il rapporto di lavoro, le principali tecniche di comunicazione scritta e verbale, oltre ai principali software d'ufficio, fino ad approcciarsi con i social network e i social media. È importante il saper amministrare, quindi il sapere tutto quello che ci viene per le mani, che documenti sono, cosa dobbiamo fare, perché oltre a quello che riceviamo dobbiamo emettere dei documenti, quindi dalla banale insomma fattura a qualsiasi che sia la lettura di un cedolino. Il
corso organizzato a Rosà prevede un massimo di 15 partecipanti, le cui caratteristiche sono ben definite. Possono infatti usufruire di questa opportunità gli adulti disoccupati in possesso della licenza di scuola media e di almeno uno dei seguenti requisiti: esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con durata pari o superiore a 3 anni, percorso di formazione affine alla qualifica frequentato per almeno 2 anni con esito positivo, o anche un percorso di istruzione o formazione differente da quello previsto dalla qualifica, portato comunque a termine. E ancora, possono accedere al corso per operatore amministrativo segretariale quanti possano vantare un'esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica di almeno 12 mesi e al contempo un percorso di formazione affine alla qualifica che, se anche non completato, sia però stato frequentato per almeno 1 anno con esito positivo. L'obiettivo dei corsi in sostanza è quello di inserire o reimmettere nel mercato del lavoro adulti disoccupati o inoccupati e, nel caso di chi riveste un ruolo amministrativo segretariale, di offrire loro conoscenze aggiornate e al passo con i tempi, perché rispetto a qualche anno fa quella del segretario è oggi una figura molto più complessa. Le aziende attualmente vogliono una segretaria che sappia anche leggere la busta paga, leggere un bilancio, fare una prima nota, perché attualmente tutto quello che non riusciamo a fare all'interno dell'azienda ovviamente è un costo che si esce all'esterno. Quindi, per ridurre i costi dei professionisti, dobbiamo per forza avere all'interno dell'azienda una segretaria completa. Una volta si diceva magari vabbè, faccio la segretaria, oggi è un lavoro complicatissimo insomma. Beh, oggi specialmente chi segue la parte fiscale in Italia, solo, io dico sempre, solo leggere le istruzioni per compilare la normale dichiarazione di redditi sono 40-50 pagine dove ci vorrebbe un ingegnere nucleare per capire tutti i dettagli che ci sono per fare questa attività. Come oggi, l'ambito amministrativo richiede infatti competenze a 365 gradi, competenze che il corso organizzato da Irigem riesce a trattare compiutamente. Da una base di materie culturali che comunque servono sempre, abbiamo delle materie tecnico-pratiche dell'area professionalizzante come economia, consulenza del lavoro, busta e paga, e quindi gli alunni si trovano a acquisire tutte quelle competenze che sono nuove magari per loro. Nell'ambito amministrativo, ad esempio, la parte fiscale è molto complessa e condiziona molto la vita dell'azienda, quindi avere una capacità di conoscere un po' tutte le normative anche fiscali permetterebbe di avere una specializzazione che è senz'altro sempre ben richiesta nelle aziende del nostro territorio. Insomma. Servono delle competenze molto più tecniche, molto più informatiche. Conoscere la tecnologia, non basta più saper dire conosco il pacchetto Office per fare la segretaria o fare il lavoro impiegatizio, bisogna avere una certa conoscenza di tecnologia. Competenze e anche capacità relazionali, sempre più spesso nell'ambito proprio del mercato del lavoro ci richiedono una formazione che va oltre la formazione solo delle materie tecniche, ma anche sempre più corsi di psicologia, di modo proprio di atteggiarsi con le persone, perché questo è diventato fondamentale. Tra quanti scelgono di frequentare il corso per operatore amministrativo segretariale sono molti coloro che, già in possesso di una formazione nel settore, scelgono di rimettersi in gioco dopo un fallimento o più spesso al termine di un periodo di inattività. Quelle persone sicuramente, se hanno purtroppo perso il posto di lavoro, adesso faranno molta fatica a rientrare nel mercato del lavoro. Questo perché? Perché appunto hanno un diploma di 10-15 anni fa che non è più stato aggiornato, diciamo. Quindi questi corsi permettono l'aggiornamento di tutto quello che hanno ovviamente acquisito nel pregresso, però con quello che succede attualmente. Rimettersi in gioco non è facile. Che cosa vuol dire rimettersi in gioco? Riuscire ad ampliare gli orizzonti che oggi esistono nel campo aziendale, quindi saper usare perfettamente un computer, ma non vuol dire programmare, però sapere operare con un computer, vuol dire saper operare con strumenti informatici. Oggi un tempo si comunicava col fax, non esiste più il fax nelle aziende, si comunica tramite email, vuol dire anche saper operare con
più cose, quindi se io lavoro in un ambito amministrativo ma sono in un'azienda piccola dovrò fare amministrazione, centralino, corrispondenza, un po' di marketing, un po' di vendita e anche un po' di assistenza. Ovviamente sulle grandi aziende questo è un po' più tutto strutturato. Quello per operatore amministrativo segretariale non può certo dirsi un corso semplice. Chi affronta il percorso dovrà vedersela con alcune criticità, superabili comunque grazie all'intervento e all'affiancamento dei docenti, che nel caso dei percorsi organizzati da Irigem sono tutti professionisti affermati. Entrare nell'ottica comunque di una amministrazione del personale che chiede sempre più spesso agli operatori del settore, quindi a noi consulenti del lavoro e anche ai nostri collaboratori, di avere una elasticità mentale, una flessibilità proprio per riuscire costantemente ad aggiornarsi e a mettere in pratica poi le molteplici normative che ci troviamo costantemente a dover imparare e analizzare, poi metterle in pratica sul campo, quindi tramutarle poi in cedolino di paga e risvolti poi per i lavoratori. È l'aggiornamento il problema, l'aggiornamento costante della normativa che noi comunque insegniamo sia a come seguire il corso, sia come aggiornarsi nel futuro, a quali sono i siti dove documentarsi e a dove cercare la normativa corretta. Quindi insomma, una volta usciti si può continuare per certi versi a migliorare la propria formazione in modo autonomo. Esattamente, quello che punta anche il corso, non è che finito il corso se ne fa un altro, finito il corso la normativa va avanti e saranno autonomi nell'andare avanti nella normativa. La cosa importante è la ricerca di un lavoro e come mantenerlo. Proprio in questa direzione va letta l'attenzione che nel corso organizzato da Irigem viene data ad un aspetto all'apparenza banale ma in realtà assolutamente decisivo, rappresentato dalla stesura di un curriculum. Allora, spieghiamo intanto come compilare il curriculum, che tantissime volte purtroppo si seguono delle linee non corrette perché è facile scaricarti l'Europass dal sito internet ma non si sa come compilarlo. Quindi si insegna a fare il curriculum, si insegna come cercare il lavoro e dove ricercarlo, quali sono le aziende potenziali che stanno cercando e se non ne troviamo dove orientarsi. È il curriculum, infatti, il primo biglietto da visita di chi vuole entrare nel mercato del lavoro. Ecco perché deve essere steso con cura e sincerità, come sottolineano quanti curriculum sono abituati a sfogliarli e selezionarli. Quindi ci sono delle banalità che è meglio evitare, insomma ci vuole poco, e delle cose un po' più importanti di non scrivere delle cose esagerate che poi comunque la prova dei fatti si vede subito se sono vere o non sono vere. E niente, cercare di essere aperti, dire le cose come stanno e poi appena si inizia di essere onesti, mettercela tutta e in qualche modo si emerge. Se volentieri ci sono anche degli errori sui curriculum, si parte dall'inizio di quando uno ha fatto la crisi, ma no, partite dall'ultimo lavoro fatto e andate ritroso, mettete una fotografia, possibilmente a colori, e anche sorridente, perché spesso e volentieri se io cerco una persona per fare il front office ho bisogno di persone anche di bella presenza. Se devono stare in ufficio amministrazione, non dico che non devono essere di bella presenza, ma possono avere anche qualsiasi tipo di particolarità. Però ecco, questo è esempio e un aspetto. Dopodiché specificare bene cosa uno vuol fare, perché dire che voglio fare tutto a 360 gradi non è possibile. Il corso per operatore amministrativo segretariale è certamente una qualifica preziosa da inserire in un curriculum, ma quali sono oggi le competenze che deve avere chiunque voglia intraprendere una professione in ambito amministrativo? Le lingue sono importanti, come è importante anche l'informatica, ossia utilizzare certi programmi, perché a parte l'Outlook per le mail abbiamo comunque l'Excel che non cambierà mai e sarà sempre il nostro strumento per fare conti, e il Word per scrivere le lettere. Quindi sicuramente la base informatica è importante. Bisogna essere molto aperti e cercare di imparare sempre argomenti nuovi, essere flessibili e sacrificarsi per portare avanti degnamente la professione. Insomma. L'arma vincente è che bisogna essere sempre delle spugne, come dicevano a me una volta. Bisogna continuamente assorbire da tutte le esperienze che ognuno fa e portarle nello zaino che ognuno ha con sé, che deve essere sempre arricchito. Richiede sempre maggiore flessibilità, competenza, professionalità e
questo per essere competitivi in un mercato del lavoro che oggi, con le trasformazioni demografiche che ci sono, il calo della natalità, la popolazione che è sempre più vecchia, i flussi migratori che ci sono in entrata, richiedono al mercato del lavoro di saper collocare più persone possibili. La lingua è sicuramente al primo posto, competenze informatiche e soprattutto concentratevi su quello che fate, cioè se fate un lavoro fatelo con la massima attenzione. La cosa importante è essere concentrati sul mondo del lavoro. Internet, inglese e integrazione, cioè aver o girare il mondo, conoscere varie realtà per capire come gira il mondo, come funziona anche dalle altre parti, cosa fanno gli altri. Il corso per operatore amministrativo segretariale organizzato dall'ente di formazione IRIGEM è finanziato dalla Regione Veneto con fondi europei e pertanto gratuito per chi lo frequenta. E anche per oggi Idea Formazione termina qui. Arrivederci.